Siamo una piccola azienda genovese attiva da più di 20 anni ormai, siamo in 8, quindi nemmeno piccolissima da questo punto di vista, e facciamo sistemi intelligenti, mi piace chiamarli così. Sono oggetti software che hanno l'obiettivo di risolvere un particolare problema, che di solito viene affidato a un esperto. Esempio tipico è il biologo che riconosce cellule in un'immagine e conta ad esempio quanti esemplari di una certa specie sono presenti in un vetrino. Questa è una tipica azione un po' tediosa e noiosa per l'uomo, che stare 8 ore incollati a un oculare è faticosissimo, si può sbagliare. Questa attività si può automatizzare. Noi, il nostro lavoro è cercare di rendere automatiche queste funzioni utilizzando quello che poi si vede all'esterno, il software, ma mi piace dire che dentro ci siano dei metodi essenzialmente matematici che consentono di risolvere questi particolari problemi in modo efficiente. Il problema che abbiamo affrontato, grazie anche al bando, è stato quello di dire: ok, noi facciamo tante di queste cose, ne facciamo 10, cosa hanno in comune questi 10 progetti? Esiste la possibilità di costruire un progetto unificato che consenta di risolvere in modo simile tutti i problemi che oggi invece affrontiamo uno alla volta, ripartendo. Oggi abbiamo il biologo che riconosce cellule in un vetrino, domani abbiamo un problema simile in cui si tratta di riconoscere altre cose in altri tipi di immagini. Questo problema non è diverso. Si risolve con lo stesso metodo sviluppato per il biologo, adattando soltanto le caratteristiche specifiche del problema, e quindi senza ripartire tutte le volte dall'inizio. Così facendo possiamo rispondere molto più rapidamente a quelle che sono le richieste. Certo, il sistema impara e tutto funziona, svolge la stessa attività in modo automatico. Di solito questo porta quindi a sgravare le persone, diciamo, che hanno in carico questo lavoro, che possono quindi svolgere compiti magari più gratificanti. Il finanziamento ci è servito molto perché ci ha consentito appunto di far crescere le persone, farle imparare a sviluppare software in modo riutilizzabile. Quindi di costruirci un archivio di moduli da cui oggi possiamo attingere e mettere in piedi le soluzioni in pochi giorni, quelle che prima ci costavano mesi magari di lavoro. Quindi abbiamo avuto un guadagno enorme in termini di capacità di rispondere rapidamente alle richieste. Speriamo che questo poi porti anche a un aumento quindi del mercato per i sistemi di questo tipo.